Pistolero invernale, tutto tranne che la cosa giusta. Come state, ragazzi? Come state? Vedo che siamo in live. Finalmente partita, è partita. Non ci credo, è partita. Non sembra vero. Non sembra vero che funziona stavolta. Finalmente ha deciso di funzionare. Ah, che cavolo. Senza parole. Senza parole, veramente. Senza parole. Ci siamo, ragazzi. Si va. Ah, senti troppo caldo, quindi si svuota il nucleo. Oh, mi abbiamo cambiato vestito. Il ribelle, l'inseguitore, devo star fermo, star fermo. Ma dai, datti la mossa. Così ti mare Arthur. Così ti mare Arthur. Che vuol dire? Ti mare Arthur. Ti muore. Ah, ti muore. Ma vedete? No, no, non va. Il download del video è stato annullato. E che cavolo è? Ma che cavolo ha oggi Twitch? Scusatemi, eh. Allora, vediamo un attimo. Abito personalizzato salvato. Pistolero invernale. Eccolo qua. Il ribelle. Perfetto, ci siamo. Sì, ma veramente. È roba alla Cyberpunk 2077. Assurdo, ragazzi. Assurdo. Non riesco a credere che sia successo quello che è successo. Il cappello. No, l'ho tolto. Ho cambiato vestito apposta. Non vuole... non è possibile che ho un vestito che mi faccia fare tutte queste cose. Ma che cavolo. Mai successo e spero mai succederà di nuovo questo casino. Posso senza parole, ragazzi. Mi scuso per i disagi che ci sono stati. Ah, devo mettere il cappello di Arthur. Oh, lo metto per forza a questo punto. Cioè, dicevo no, 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 ma in realtà sì. No, 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 ma lo faccio per forza. Ma non è possibile, non ho mai visto una cosa del genere, veramente, in tutta la mia vita. Dal cavallo. Sì, ecco, lo so, lo so. Per fortuna ho imparato i tasti, eh. Lato positivo che ormai i tasti li conosco. There you girl, there you girl. Alleluia, un bel cappello. Ma quello di prima lo preferivo, ma vabbè. E i limoni, i limoni. Dov'è? Dov'è? Aspetta, la scoteca. E cos'è la scoteca? E anche questo dovete sentire, ragazzi. Aspetta, alza volume. Non arriva la musica. Ok, ma cos'è una missione qua? No, non voglio fare la missione io. No, cos'è questa? Sarà Margaret, sarà. No, una nuova. Uno sconosciuto in mezzo a Rhodes, che prima non c'era. Ma chi vuole da me sto sconosciuto? Ma chi è? Ma chi è? Dov'è? Ma perché dorme? Cosa sta succedendo? Ma chi è questo? Prima non c'era. L'iniquità della storia. Wow. Ah, c'entra con me. Ok, vediamo. Vediamo cos'è. Good for you, if that's anything to boast about. They took everything from me. Who did? They. Ah, molli, molli, vero. Take my whole life. A whole way of living, a career. I stole a lot of things, but that's quite a lot to steal. Look at me here, living in the shit and the mud. I'm sorry. Non che c'è, ho capito, ci sono dei requisiti per sbloccarle. È successo in questo modo. Boh. Però sembra figo questo. Mi ha costruito mio nonno. Se l'è presa la banca. Sì, quella casa della missione di Molly, ho capito. Quella casa. Capito. Ah, è uno scemo. Vediamo, vabbè. Lo vedremo, lo vedremo. North of Scarlet Meadows. Banks says I can't go near it. I'm living rough over by Harris Field. Well, if I'm ever out that way, I'll see what I can do. Time. Perché il tempo è la nostra rovina, dice. Fantastico. Il tempo è la nostra rovina. Ma quindi mi ha sbloccato qualcosa sulla mappa? Non me l'ha sbloccata qua, me l'ha sbloccata qua. No. Di nuovo il social club, ma mi tormenta. Social... Io sono convinto che lo fanno apposta. I limoni? È corretta. È partita. Ah, fantastico. Allora, voglio vedere solo dov'è. Non la vado a fare adesso, ovviamente, perché
Però mi è sbloccato qualcosa qua. Jeremiah Compson, l'iniquità nella storia. Introduce l'abitazione di Jeremiah Compson e recupera i suoi averi. Beh, non è una brutta cosa. Potrei anche farla essendo qua vicina. Ci sta, è qua vicina. Devo soltanto prendere le cose che mi ha dato lui. Vabbè, dai, si fa, si fa. Però poi, ovviamente, sto povero Dutch mi sta ancora aspettando da giorni. Lo facciamo invecchiare, il povero Dutch. No, non voglio ignorare Dutch. Io sono andato apposta per povero Dutch. Io sto ignorando Lenny. Io sto ignorando il mio Lenny. Tanto ha adorato Lenny. Dannazione. Come non è solo prendere? E questa è una delle missioni che mi segna che spariscono. Questa è una delle missioni che mi segnava. Aveva un nome in inglese. È una che spariscono. Se non la fai, sparisce. Sparisce completamente. Non... Cosa succede dopo? Ma cosa vuol dire dopo? In ordine temporale? Ah, ok, ma ho capito, boh, non lo so, guarda. Ma sì, tanto è un attimo, dai, ce la facciamo. Io che sto impazzendo che voglio fare la povera missione di Duce. Dutch. Duce, ma chi è Duce? Boh, nel frattempo, vi aggiorno, ragazzi, vi aggiorno. Ho preso una scheda d'acquisizione. Lunga, ma lunga quanto lunga? Insomma, sono tutte lunghe queste missioni. Buonanotte, dai. No, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, Dutch. Dutch sarà in giornata fra poco. Anche perché veramente voglio andare avanti. E dicevo, comunque, ho preso una scheda d'acquisizione che permette di andare in webcam mentre gioco. Ho già sperimentato. Lo so, infatti sto poveraccio è là da una vita. Mi fa pena vedere il povero Dutch, che il nostro capo ci dà un ordine. Ci dà un ordine. E non stiamo facendo quello che ci dice lui. Nonostante nella trama siamo gli scagnozzi numero uno di Dutch, quelli proprio che. Dicono signor sì signore, al momento perlomeno. Ok, andiamo, andiamo. Ok, si va avanti, si va avanti. Vediamo come siamo messi con l'onore. Male, male, siamo sempre con questa barra centrale che non è migliorata neanche un po'. How there, mister? Lei? No, io no. Allora. Ma che male, io sono rosso. Beh, almeno te sei rosso, io sono sempre al centro, sempre al centro. Grezzo, grezzo livelli massimi, guardalo qua. Bisogna. So che per il capitolo 4, per il capitolo 4 bisogna avere sta barra almeno a tre quarti, altrimenti perdi una missione. Missione che non sblocchi più nel corso della trama e non ti viene considerata per il 100%. Non chiedermi che cos'è che non ne ho più l'idea, ma per il capitolo 4, quindi il prossimo capitolo, io devo avere la barra a tre quarti. Due terzi? Dove le leggo? Sul sito per sbloccare i trofei, ovviamente. Dove devo leggere le cose? Sul PS4 Trophies. Ecco dove lo leggo. O PSN Trophies. Sembra una casa stregata. No, no, adesso so come si entra. Che l'altro ha detto. Non funziona! Si è rotta! Si è rotta! Poi intanto ci abbiamo soltanto le pistole. Io, non si sa mai, le prendo. Non si sa mai, le prendo. C'è un pozzo, il pozzo dei desideri. Sì, lo vedo, è quello lì il pozzo. Andiamo a vedere. Leggi, sembra una casa stregata, queste cose dove le leggi? Ho letto, c'è il pozzo qua. Non è un pozzo sta roba? Non qua. Sì, è vero, questo non è un pozzo, ok. Sembrava un pozzo, ma non lo è. Ok, no, perché io ovviamente sono no spoiler al 100%, quindi non ho più l'idea di cosa si fa. Ecco qua, dai, questo qui è l'ingresso, è tutta tappezzata, è tutta tappezzata. Dove hai messo il cavallo? Il cavallo è qua, il cavallo è qua. Eccolo qua. Ma dai, si entra da qua, fighissimo, fighissimo. Prendi moneta. Prendi moneta. Beh, oh, ragazzi, hanno buttato i soldi, i 5, 5, 25 centesimi nel pozzo, fantastico. Ma quanto bisogna essere tirchi per prendersi sti spiccioli, veramente, sti spiccioli. Abbiamo preso un dollaro in totale. Potevamo lasciarlo lì a sto punto. Potevamo lasciarlo lì, però non l'abbiamo preso lo stesso. Perché siamo disperati, veramente. Disperati e grezzi. Disperati e grezzi. Va bene, dai. Qui c'è la porta. In qualche modo si potrà entrare qua dentro. Eccolo qua. Non si sa mai, eh. Ispezione avviso. Meredith Holden. Dannata banca di Rhodes. Ma di chi è la voce che legge? Non è la voce di Arthur questa. Va bene. Sì.
E abbiamo preso la notifica, ok. Sti cavoli. Entriamo lo stesso noi. Sono le voci del passato, le pistole non ti servono, ok. Togliamole allora. E non si entra? Devo farla saltare? Questa casa è tutto dei ricordi, eh sì. Ma ci sarà un modo per entrare in sta casa, scusami. Ma sfondala, spacca tutto, che è un baraccone, un derelitto, che tu lo dovevi riprendere. Vabbè. Torniamo qua. Qui nel cavallo. C'era un'altra porta. Ah, dietro, dove volevo andare prima io. Perfetto, io volevo proprio andare di qua prima. Vabbè, ci arrampichiamo. Ci arrampichiamo. Eccola, 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 eccola la porta. Ledger, watch, Registro, orologio, pistol. pistola. Prendiamo tutto, bottiglia vuota. Avvicina la visuale. Oh, il Blood Ice. Bellissima, ragazzi. Bourbon del Kentucky. Poi vediamo un po'. Cioè, ma che cavolo se ne fanno di una casa così sgangherata? La banca, mannaggia la miseria, cosa se ne fanno? Fruga nell'armadietto. Oh, questo mi piace. Verdure in scatola, sti cavoli. Verdure in scatola, vediamo un po'. Ci sarà qualcosa di utile. Esplora tutto, sì, ogni singolo angolo. Ogni singolo angolo. Daggerropo di famiglia, attenzione. Vediamolo un po'. Guardalo lì, e lui sarà. Quel bimbo sarà quello là, quell'uomo là. Gira, c'è scritto qualcosa? C'è scritto. 7 1855. Dear sir, please accept this likeness of your family as a small token of appreciation for your assistance in the recovery of my property. Like your old pa, you're a cunning old dog and a credit to this Un community. criminale. Yours, Colonel Joshua Nixon, the Ascension Plantation. La piantagione dell'ascensione. Oh mamma, che cavolo è? 1855, vecchissima, vecchissima. Stiamo sparando a caso. Così per sprecare proiettili in una casa che dovremmo. Guerra civile, una casa che ha vissuto la guerra civile. Figata! Questo, mi piacciono questi posti. Grande Alex, queste sono cose utili. April 2nd, 1870. Dear Mr. Thompson, I'm afraid there's no more work for you down here at the plantation. I'm grateful for the help you've given us and the help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. Yours truly, Colonel J. Nixon, the Ascension Plantation. Piantagione dell'ascensione. Caro Mr. Thompson, l'abbiamo appena letta, quindi non la rileggiamo. Che bella, ma che poi che bella calligrafia. Ricorda cosa facevano nel 1960? Ma facevano la guerra civile, mi sembra di capire, nel 1960. Facevano anche. Per cui si lottò Lincoln. Sì. Mi stai dicendo che questo è parente di Lincoln? Oh, mamma mia. Orologio da tasca antico. Ah, quella That's your parola, watch. quella parola. Oh, Now abbiamo the preso ledger l'orologio. and the pistol. Quindi era uno schia. Ho capito, vista. Diciamola così. Non si può più dire, perciò. Cerco di far capire perlomeno cosa stava facendo quell'uomo, quella famiglia lì. Una vecchia volpe, una vecchia. Sigarette premium, che non abbiamo più spazio. Oh, vediamo qua dentro. Fruga nel Okay, cassetto. where's all Dov'è this questa old roba crap? vecchia? Dice lui. Fruga nel cassetto. Fruga, fruga. Comunque pare che ci siano problemi oggi, eh. Vediamo un po'. Se riesco a stare in live, altrimenti qui succedono disastri. Ci proviamo, ragazzi. Noi ci proviamo, eh. Al massimo, se cade, lasciamo perdere. È come se stessi visitando la casa di una. Ho capito. È una famiglia. Vabbè, ma perché erano del Dear sud. Jeremiah, there ain't nothing here any value. Mannaggia. I wouldn't give you a nickel for it. Come by for a sup of whiskey Sì, ma questo qui anytime. era un bambino ai tempi, non ha colpe, sto Yes. ragazzo, non ha So colpi. Ecco, sorry to hear of Betsy. abbiamo trovato una lettera, abbiamo trovato una lettera, fra l'altro, cosa che va benissimo. Poi andiamo avanti a esplorare, c'è un'altra lettera qua. Tante belle lettere da collezionare. Pa, God damn it. Sta lontano dal ragazzo, non Told you to vuole. stay away Eh? from the boy. He don't Non want vuole this. avere a che fare con te. Vedete che Heck, lui non ha colpe, non none ha of us colpe, want non ha le nothing colpe to del do with padre. you. Rance. Rance. Ah, Rance si chiama, fighissimo nome. Un po' in disuso, ma. Esamina fotografia. Ecco qua. Ma esamina, esamina. Bello qua. Bello, bello, bello. Oh. Ah,
Una botola. C'è la foto di una botola in casa. Bravo, fatti la foto con la botola, così sappiamo che c'è una botola. Ma che vogliono questi? Easy. That old revolver yours. Finders keepers. Chi trova tiene. Easy. Ah, non funziona sto baraccone. Per fortuna, se ci sparava molevava. Bella la battaglia. Ah, spacca tutto. Coltellate, ciao. È salito l'onore per aver ucciso questo. Cambia cap... Cos'è? No, ma non lo voglio prendere questo. E l'altro è scappato, sto codardo. Ok, fruga. No, ma non ce ne frega nulla di frugare. L'unica cosa... Cosa vuole questo? Anche te? Ok, bravo cretino. Ok, si va bene così? Basta, zitto. Beh, più facile di così non si può. Easy, veramente, easy. Prendi la pistola di Coms, vabbè. Cambia cappello. Diamo un cappello un po' più decente. Eccolo qua, che cappello brutto, ragazzi. Ci voleva, eh. Pistola di Coms, va bene. Ma fa schifo sto cappello, ragazzi. Non riesco a reggerlo. Non ho mai visto un cappello così brutto. Mai visto un cappello del genere. Riprendiamoci il nostro, dai. Cambia cappello. Via. Abbiamo ripreso il nostro, ecco. Era una cosa impossibile quel cappello, ragazzi. Impossibile. Quindi ci manca ancora qualcosa da prendere. Sembra un marinaio, ma veramente. È talmente brutto. Tutto sporchi di sangue, intanto. Nuova lettera. Dear Mr. Compson, after numerous complaints from customers and fellow employees, per un uomo come lei la centra Junior Railroad. Lettera di licenziamento. Central Union Railroad Company. Hanno perso la guerra e sono affaracci loro. Tutto questo perché hanno perso la guerra, ci teniamo a dirlo che. Fruga, ma facciamo che frugare, tanto che ci siamo. Magari c'è qualche proiettile, qualcosa. Questo spreco di fiato di un uomo, che è quello lì. Ok. Va bene, c'è ancora qualcosa. Dovrebbe esserci la botola, ragazzi, in questa casa. Sì, qui. Questa è una botola, vedete? C'è una botola qua. Apri botola, ok. No, fruga. Apri botola. No, fruga. Apri botola. Si è buggata la botola, ragazzi. Apri botola, ecco. Eh sì. A me interessa la botola, infatti. Eccola qua, una bella botolona. E si va giù. Con la lanterna, vabbè. Oh, gli strumenti da tortura, ragazzi. Gli strumenti da tortura. È fighissima sta missione. Ma poi, fra l'altro, non è neanche accesa sta lanterna. Ma non è accesa la lanterna. Questo... Ma a me, guarda, mi pigliava sempre il corpo di quello là. Mi faceva frugare quel corpo là. Ah, apri il diario. Questo dobbiamo leggerlo. Diario privato. I was somewhere near Rhodes when they caught me. Till the day I die, I ain't gonna forget the sound of that dog barking in my heels. But I don't suppose that day gonna be far off yet. It was 50 lashings yesterday and 50 more to come. 50 frustate, altri 50 ne aspetto. Ah, era uno schiavo sto povero uomo. Ammazza. Povero uomo. Lights fading, so that's it for now. I do hope I live to see the end of this war and justice win out. Giugno 64. Non schiavo. Però si è detto che parla. Si è preso le frustate. Si è preso le frustate, si dice. Esamina di aria, questo qui. Che brutte persone, ragazzi, che brutte persone. Ci dissociamo, ovviamente, come al solito. Eccoci qua. This your ledger? Una lista di... Ok, l'ha detto lui. Rewards. January 15th, Betsy, $17. January 18th, quella parola in alto, quella parola in alto. May 18th, Wilfred, $18. May 24th, Minnie and Child, $20. Abbiamo trovato tutti gli oggetti. Quindi dobbiamo dirgli, guarda che tuo padre è veramente un uomo mostruoso. È uno schifo d'uomo tuo padre. Mannaggia, Compson. Ci credo che gli hanno sequestrato anche la casa. Eh sì, sì, è una lista. È proprio una lista, infatti. Quello è la cosa disgustosa. È una lista. Cavolo, io non glielo voglio aiutare a recuperare sta casa. Sta casa
che venga usata per degli scopi positivi, ma non per i ricordi di sto tizio. Che cavolo. Boh. Andiamo, dai. Andiamo, andiamo. Prendo il cavallo e gliela riportiamo. Sì, no, l'ho subito capito che è il bambino. Scusami, era negli anni 60. Ne sono passati 40 anni. È chiaro, è chiaro. Oh, armi sul cavallo. Ecco qua, armi sul cavallo. Abbiamo la carabina a ripetizione. E mettiamo la doppietta, come al solito. La combinazione migliore. Non si sa mai che ci possa servire. Quando incontriamo sto tizio. Ok. Ma non mi ha messo il cursore, quindi devo andarci io. Ah, è qua? È qua. Vabbè. Sì, io sono sempre armato io, sono abituato a GTA. Se non sono armato non sono contento, sappilo. Persona che deve sempre essere pronta a sparare a qualunque cosa che si muove. Fatto, ho scoperto che in GTA Online io mi ammazzavo un sacco di volte, ma cervo maschio, no, non c'è per nulla, cervo. Ma ho scoperto praticamente che tutte le volte che muori perdi 250 dollari, cioè quindi bisogna stare attenti anche nell'online a non far cretinate, altrimenti paghi i soldi e sono soldi che ci tieni ovviamente a non perdere. Oh, siamo arrivati qua. Mi sa che la missione è quasi finita, dai. Si sono sbarazzati di noi. Ma è sempre sdraiato sto tizio. Old man, Old old man. man. Old You man. show some respect. I was respected once. I had a Un profession. tempo ero You asked me to rispettato. get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. Sì, dovrei mangiare What qualcosa, hai about ragione anche this old te. crap? Dimentico Huh? sempre io. My friends, don't you understand? Those bastards, they changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They took it away. Pissed on my legacy. Old man, some jobs ain't for saving. And some legacies? Oh, they are for pissing What are you off. doing? That's my history. Oh, si è bruciato, che Damn you! cretino. Non Damn puoi spararmi. you! I still exist! Io esisto ancora. Ma Oh, è deprimente sto tizio. Dai, no, ma non è cattivo questo, dai. Oro, ragazzi, oro. L'abbiamo finita con l'oro, non ci credo. Ah, perché non c'era possibilità di fallirla. Ecco perché. Eccola qua. Mi fa un po' pena, però non me la sento di ucciderlo. Me la sento di ucciderlo. Poi allora adesso mangiamo qualcosa. Giustamente mangiamo qualcosa. Ci sarà qualcosa di buono? Pagnotta, viva la pagnotta, è certo. Pagnotta fa sempre bene, dai. Buon, ce ne andiamo. Adesso ce ne vado a Dutch. Ora, no, ma lo lascio in vita. Se lo uccido mi toglie onore. Se lo uccido mi toglie onore. Deve vivere e convivere con se stesso. Non me la sento di ucciderlo. Tacchino, il tacchino, ma chi se ne frega del tacchino, ovviamente. Ah, ci ha dato onore per non averlo ucciso. Ecco, infatti. Immaginavo. Cioè, togliere una vita non è mai la scelta migliore, veramente. Studia la mucca, ragazzi, studiamo le mucche, incredibile. Mucca Florida Cracker. Cioè, infatti, come diceva Alex, a Jack, nell'intervista, a Jack piace Red Dead Redemption perché può studiarsi le vacche, cioè studiarsi gli animali. Ed è vero, puoi studiare la mucca Florida Cracker, ma che belle. Ciao, belle muccone, eccole qua. Via, via. Sono tutte queste, mucca Florida, fantastica, con il lazzo. Ah sì che si può fare, ma a chi le vendi le mucche? C'è qualcuno che te le compra? Perché se mi dici una cosa del genere, oh, il pensierino di portar via una mucca ce l'ho. No, Margaret no, che sono lunghissime queste missioni di Margaret. Al macellaio, non è una cattiva idea, non è affatto una cattiva idea. Portare la mucca al macellaio, la macelliamo. Non la faccio adesso la missione di Margaret, non ho voglia di farla adesso, non ho voglia di farla adesso, voglio andare a Dutch. Tanto Margaret sta sempre lì. Ha
animali da prendere, robe strambe. Ok, siamo arrivati. Yeah, yeah, girl. That's my girl. That's my girl. Good girl. You good girl? You good girl? No, no. Elogia il cane, sì, sì, sì. E io non avevo con l'OBS. Mi fai da parte che più o meno sconosco i miei polli. You okay, boy? Perdevo dei frame. Cioè, sta cosa mi ha fatto sclerare di brutto. Ma di brutto! Anche se hai giocato un'ora, come vedi, Dutch? Cattivo o buono? No, guarda, mi sono rifatto la considerazione di Dutch. Dutch? Non è malvagio. Adesso non è malvagio, Dutch. Nell'uno lo conoscevo molto diversamente. Nell'uno è un personaggio viscido. La prima volta che lo vedi dici: questo è un malvagio, uno schifo d'uomo. Nell'uno, Nel due, no, io non so cosa gli succederà a quest'uomo, ma non lo vedo come un malvagio. Al momento non lo vedo come un malvagio. È uno che si prende cura della sua banda e lo fa in tutti i modi possibili. Sta facendo anche bene, penso. Sta facendo il possibile per essere un uomo, un leader giusto. Poi non lo so se perderà la testa per qualche ragione. Al momento non lo vedo come un malvagio. Bella domanda, però. Eccolo. Due settimane che lì dentro. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. I'm so sorry. Sheriff. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. La vita può essere dura. No man knows another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Bill, stuff. Eccolo lì, don't Bill. Dov'è Bill? Exactly. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh! Sheriff Gray, you are back. Ecco qua. There is shine. Ma che figo questo. Ma fluttia, cos'è? Fluttua, sì. Ma sta ballando. Ma come si muove sto Gray? Ma come cavolo si muove? Boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Da ora sceriffo. Sì, sono a capo di tutto. Voglio comandare. Vai. Cosa facciamo? Cosa combiniamo? Che devo fare? Che devo fare? Sali sul carro, ma certo. Come cavolo si sale su un carro? Di qua. Ragazzi, eccoci qua. Ma non mi sale, non mi sale. Okay. Sì, ho capito, certo che ascolto. È che ho ricevuto anche due vocali. C'è un boom nel mio gruppo. Vai a leggere, Alex, che poi devo cancellare un messaggio. Leggi prima che lo cancello. Leggi. I think he's learned his lesson. No, ci sono delle cose che devo rimuovere poi su Telegram. Ma guardatele prima che le rimuovo. Guardatele. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. Ma già che c'è una catena di comando. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be. No, la cosa bella è che ho davanti anche i dialoghi sulla TV. Anche se sono girato. Ci vedo tutto. Of course. Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys and I put in a very good word with the sheriff on your behalf.
raccomandati. Quale bug? Guarda, vedo una stellina. Lo vedo. Not just any moonshiners. Sì. Braithwaite. Sì, oddio. I told you about the Braithwaites. Vola. You did. Vola tutto, vola. Family had a fortune at one point. Coltivavano cotone. Few changes in the labor. È quello di Arthur che è perché perché il vestito. È il vestito che la fa fluttuare, guarda. È sospeso nel nulla, nei meandri del nulla. È sospeso. Ma dove è sospeso? I have no time for tax dodgers. Attaccato vuoto. Ho messo il vestito bagoso. Boh, mi cambio, no, non posso cambiarmi. Sarebbe bello. Sorpresa! La bandana mentre sono sceriffo. La bandana. Ecco qua. Bello mettersi la bandana mentre sei sceriffo. Ecco, ma che sceriffo abbia preso? Un tizio con la bandana. Divertentissimo. È duro essere lo stemma magico volante. Perché me la salvo? That bed rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it? Lo stemma magico volante. I wouldn't go that. Whoa. Vedi quella diligenza? Andiamo a salire la diligenza? No, non penso che vuole che faccio l'assalto alla diligenza. Non credo proprio. Ah, è morta, è distrutta. Quelle mosche mi hanno preso di mira. You could try washing once in a while. No, è morto qualcuno. Cosa è successo? Non penso che mi abbia chiamato. Non penso che mi abbia chiamato per guardare la diligenza. Vediamo un po'. Qua è morto. È morto tanto. This must have happened recently. Sono tutti morti, sti poveracci. Non siamo stati noi stavolta. Vieni qua, sono già qua. Giacca e cravatta, un fuori proiettile netto in fronte. Sì, gli è sparato in fronte, porco cane. Ah, la banda delle Moin, dannati. Un po' morto. Ha bisogno di un dottore. Perché ha preso una lettera? Devo andare. Manderò qualcuno che pulisca questo macello, ma fai bene. Siamo messi male. Mai stati messi così male. È buono da qualche parte. Io intanto c'ho ancora sto stemma fluttuante. Guarda, fluttua lo stemma che fluttua. Non è connesso a nulla. Che bello però, non è connesso a nulla. Abbiamo lo stemma appeso al vuoto, appeso a niente. Sembra come nei cartoni che tira fuori palazzi dalla tasca. Sì, veramente. Una volta giovedì, ricordami il like, ti faccio vedere il finale di Dead or Alive 2 di Takeshi, no, di Takeshi Miike. Poi vedrai, mi dirai cosa ne pensi. Raggiungi la palude. Guido io. Basta con queste pistole. Ho sempre le pistole in mano io. Perché c'è il finale più assurdo della storia del cinema. Ti dico solo quello. Che non è il videogioco di Dead or Alive. Una roba di Yakuza. Arthur di vedere. Sì, infatti. Perché usi il tasto di GTA, R2 fa partire l'acceleratore, poi invece ti punta la pistola e spara. Per fortuna non puoi sparare questo. Guidiamo bene, Trash, feccia chiama feccia. Che feccia! Bear right again here. Drink a sailor under the table before breakfast. Easy! We ain't in that much of a hurry. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells questo dice lungo sui Bray Wyatt. Ebbè. Selling moonshine to murderers. Vendere moonshine degli assassini. Siamo arrivati. Don't even look him in the eye. Here we are. Ma dacci a che serve questa missione? Che cavolo serve? Even saying that word makes me sick. Now,
è un più uno d'arco dipendente con le pistole, sì, avevo già letto, però. La rileggiamo. And take this operation down for good. Come on. Down for good. Down for good. Tutti inchinati. Prendo le pistole, non si sa mai. Ecco, ma se sono i Brave White. See? Sì. See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin. And we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in 1978. Well, the way I see actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Dutch. Sinistra o destra? Sinistra. Bella la sinistra, ragazzi. L2. Eh sì. Lo so. Andiamo a sinistra. Aiuta Bill. Oh. Ti servono vivi. È stealth, ragazzi. Tramutisci legali. Ok. Non posso neanche usare il coltello, quindi. Mannaggia la miseria. Vice sceriffo Williamson. Come suona male. Sto delinquente disgraziato suona malissimo. Vediamo, grazie. Spero che ce la facciamo, piano senza farti vedere. Ma non quello, questo qua. Ma questo ci vede, questo qua. Come figura? Perché? Non è mica andata male. C'è un intruso. Mi ha beccato. Hai ragione te. Mi ha beccato. Ma porco cane. Eccoci qua. Lo so. Le giacate non mancano. Ma non ho sbagliato comunque. Secondo me non ho sbagliato. Vabbè, ma quando c'è lo stealth di mezzo, ecco. Ci servono. Seguiamo Will. Seguiamo lo sceriffo Bill. Dai, dice sceriffo Bill. Tramortisci le legali. Sì. Deputy Williamson. Andiamo. L'uomo sul ponte. Sì, lo vedo, è quello lì. No, mi sta vedendo? Non è possibile che mi vedete più. No, non mi vedono. Ecco, sto qua dietro. Non mi vedrà mai. No, perché gira di qua lui? Non ha senso. Ma che strada sta facendo sto tizio? Adesso sta fermo, guarda, lui non sa dove. Infatti, ho sbagliato strada. Oh, damn. Non capisco i piani, è diverso. Vado avanti, vado io. Ci penso io a fare. La fallita di nuovo questa missione. Mannaggia la miseria. La fallita di nuovo. Ci riproviamo. Ragazzi, la terza è quella buona. Lo dice anche la legge. La terza è quella buona. We'll take the left. Let's stop these filthy degenerate tax dodgers. Come è facilissimo? È impossibile, non è facilissimo. Guarda. Silenzio, caro vice. Remember what he said. Ci servono vivi. Tramortisci i legali. Ti passa per il fiume. Manca una prossima moda. Scusami, è fatta per essere sbagliata. Io. Ecco. Lo vedo. C'è un piano. Ma se mi vede, vedete. L'uomo sul ponte. Questo qua è l'uomo sul ponte. Top. È girato verso di me, sto disgraziato, eh. Bill mi ha tagliato la strada. Sto passando da dietro, vado avanti. Ci penso io. No, stavolta non la fallisco più. È facilissima, guarda, eh. Scusi, signore, mi fa tramortire. Ok, tramortisce. Ok. Bella lì. E uno è andato. Non dovevo legarlo.
Hey, give me some room to work here. Ah, ma lo lega lui, vabbè, ok. Lo lega lui, va bene. Andiamo sul ponte. Gli facciamo da dietro sul ponte. Ma perché ci sono loro due qua? Io a voi. Ci siamo, ci siamo. Tramortiamo anche questo. E sarà la missione più pulita della storia. Pam! Eccolo qua. Ma io ascolto. Lega, lega. Oh, finalmente me lo fa legare. Avevo capito che dovevo andare dietro il ponte, però facevo il giro lungo. Prendi in spalla il distillatore. Va bene, prendiamolo, prendiamolo. Eccolo qua, boh. Porta il distillatore al carro. Ho capito, ma volevo farlo. Gli avevo io gli ho detto vado avanti io. Gli ho detto vado avanti io, così pensavo che me lo fa fare a me sta cosa. No, invece troppo bello per essere vero. Ok. Va bene, dai, ce l'abbiamo fatta. Bella missione da sceriffo. Lascia vicino al carro. Buttalo, buttalo. Ok, è andata. Che sceriffi che siamo. Lo sceriffo col col coso buggato, Per mettere delle dinamiche, mettere scappa. Scappo, ok, mamma. Grazie per il consiglio. Lo seguirò. Run. Ecco, piazza dinamite destelleria. Ah no, è ovvio, altrimenti esplodo io. E c'hai ragione anche te, cavolo. È tutta la roba alcolica, la distelleria. Sì, lo so come si fa la dinamite, lo so. Piazza della dinamite. Ecco qua. No! No! Oh mio Dio, si è saltato tutto! Ok, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, ragazzi! Mannaggia, morte! No, no, ce l'ho fatta! Ah, tu hai fatto una geccata, io mi sono salvato, stranamente! Ho capito che... Ho letto premi triangolo! No, no, e poi ce l'ho fatta a scappare in tempo, Ma perché me l'hai detto te, altrimenti facevo la figura, facevo la giacata anch'io, Che giacate, ragazzi! Bam! Colpi in testa, colpi in testa. Eccolo qua. Fate fuori tutti. Non siete più in affari. Ma che vogliono questi da me? Non siete capaci a sparare, siete troppo scarsi. Gli Odriscoll erano meglio di voi. Gli Odriscoll erano molto meglio di voi. Sfigati. Colpo in testa, bellissimo. Ma guarda quello, guarda cosa fa. No, va giù. Ok, colpo in testa. Divertente. Oh no, arriva pure il carro. Ai ai ai. Ok. Oh, colpino. Ce n'è ancora qualcuno che vuole assaggiare la mia revolver? No, ditemelo, se volete assaggiare la revolver. Chi è? Chi è? Chi è? Frughiamo, frughiamo. Sì, sì, il momento giusto per frugare, certamente. Un dollaro! Bello! Proprio missione da sceriffo, frugare le cose. Quanto siamo sceriffi... No, no, cos'è qua? Avanza. Come mai sono morto? Come mai sono morto? Bill è morto. Ma che cavolo se ne frega se non sa difendersi lui, sto pippone, dai. Ma che cavolo, veramente. Bill. Bill è morto. Bravo, Bill. Colpi di te. La mia parte preferita è quando ci sono le sparatorie. Sparatorie e duelli. Oh,
dopo. Salviamo Bill. Ma va giù. Va giù te. Va giù. Io vado. Ciao. Va bene, grazie. Grazie Alex per essere passato. Apprezzo tantissimo. Io vedo se Twitch continua a funzionare o non funzionare. Speriamo che vada. E buone geccate, ma certo, certo. Li cecchiniamo tutti. Ce ne sono altri, ce ne sono altri. No, lo vedo. Colpo in testa, fantastico. C'è ancora qualcuno? No. Proviamo, proviamo. Sì, ce n'è ancora uno qua. E non voglio far ammazzare il povero Bill. Povero mica tanto. Bill a me non piace, però. Non è un segreto, non è un segreto. Oh, guardalo qua. Guardalo qua. Dai, si è piantato. Sparo. Ok. Ah, vai tu. Oh. È andato, è andato. Abbiamo frugato bene. Che frugate gigantesche che abbiamo qua. C'è ancora qualcuno? No. Non ne vedo altri. Oh, se sono morti. Oh, se sono morti, sono morti. Nuova voce del diario, incredibile. Non c'è altro da rubare qua? No, sa di no. Non vedo questa zona come una grande ruba qua, ruba là, però. Se frughiamo qualche cadavere, male non fa. Svelto prima arrivino altri, hai ragione, arrivo, arrivo. È che c'è tanta roba da prendere, ma che bello. Questa è tutta gente con una roba fibbia placcata d'oro. Ok, ok. Lasciami rubacchiare un po'. Nei cadaveri, cosa proprio da sceriffo. Le cose giuste, le cose giuste. Vediamo, eh. Oh, mi serve il cavallo. Il cavallo è lontano. Lo so. Il cavallo è lontano. Ce la facciamo, ragazzi, ce la facciamo, dai. Eccolo qua, siamo arrivati. Non mi sale! Devo andare su quell'altro carro, mannaggia la miseria. Devo andare anche sul carro. È una cosa assurda. Vediamo, voglio finire sta missione io. Qualunque cosa sia, qui c'è un Twitch, oggi dobbiamo farla funzionare sta missione, eh. Tutti legati quelli. Well done. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah. Seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Tutto il moonshine, giusto? Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal. Lo confisco per uso personale, eh beh. Mi sembra giusto. I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show. E lascio il resto a voi. Wow. We are all Americans. Of course. My cousin Webster. He used to say some of us is not as American as others. If you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a finally. Piece of crap. Come finalmente, on, finita. On a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on. You ride with me. Okay. Saliamo su Brawler. Dai che ce la facciamo. Dai dai dai, si va si va. Bravissimi ragazzi, bravi. Come sempre. È stata una passeggiata sta missione, ma molto divertente. Ok, si va. Bravo Dash. Siamo infiltrati bene. Vice sceriffi con una copertura perfetta. Ultima cosa, prima che di fare tanto al campo e cambiare vestito, sennò si bugga. Ascolto, grazie. Vado subito al campo. Young Dutch. I'm as strong as
Non sono mai stato così in forma. Facciamo una corsa fino all'accampamento. Ma posso cambiare adesso il vestito? No, non posso. Sì, posso, forse. Eccolo qua, il vestito giusto. Questo non è buggato, ragazzi. Ok, accetta. Tanto c'ho il cavallo più veloce del tuo. Uno, è veloce sto qua. Adesso gli sparo a Dashi. Non posso sparare a Dashi, ragazzi. Dashi, tanto ti batto, dai. Attenzione, è in prima linea. È in prima linea, ce la può fare. Non sei mai stato un gran cavallerizzo. Ce la faccio. Attenzione all'inferno, Morgan. Certo, ce la facciamo. Guarda che salta. Sono il più grande cavaliere di tutta New Hampshire, sì, vabbè, quello che è. Aiuto, dobbiamo farcela. Su. Tanto il campo è vicino, No, non vale. È scriptata sta cosa, è scriptata che mi ha superato. No! Perdo tempo con questi cavoli di salti. Dannato Dutch, non può battermi Dutch. Sono più bravo io, dai. Non posso barare e prenderlo con l'azzo. No. Ah, t'ho fregato. È scriptata questa cosa. Lui fa errori in certi punti. Ok. Tanto la vinciamo, dai. Tratto finale. Sì, ce la faccio. Ti batterò, Dutch. Sto sprintando come un disgraziato. Eccoci qua. Tanto la strada la conosciamo, Mi sta raggiungendo, Dutch. Non possiamo permetterglielo, dai. Dobbiamo vincere noi. Era triste a pensare quando eri giovane e forte. Ah, bella questa. Va come sprintiamo. E ora si va di qua. Ce la dobbiamo fare. Stiamo vincendo. Attenzione, non possiamo permettergli di vincere. Sì, siamo arrivati al campo, dai, la fine. Un cavallo stanco, ma ci abbiamo fatto. E vinciamo, abbiamo campioni. Arthur Morgan, campione. È incredibile. Sei bravo a scappare, Arthur, meno male. Well, time is a bastard. When you get to be my age, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Ok, buona, finita la missione. Solo bronzo? Come solo bronzo? Dai, ho pure vinto la gara. Cavolo vuole, da me. Vinci la gara. Completa la missione senza subire danni. Vabbè. 10 colpi alla testa, non li ho fatti. La prigione non inferiore al 70. Come avevo sbagliato dei colpi? Ma dai. Ma non è assolutamente vero, mi sta truffando. Allora, le prossime due missioni che abbiamo sono Abigail e Lenny. No, cosa ho fatto?